A distanza di anni si torna a parlare della storia tra Elisabetta Canalis e George Clooney. A chi ha creduto ciecamente nella loro relazione si sono contrapposte delle malelingue che sin dalle prime battute della loro love story non hanno mai creduto nell'autenticità del loro rapporto. L'accostamento tra star di Hollywood e showgirl dalla fama per lo più nazionale è apparsa a molti denigratori della coppia poco convincente. Ancora oggi si insinua che il loro amore piuttosto che una romantica e moderna favola sia stata una vera e propria farsa, creata a tavolino per questioni legate ad una maggiore visibilità dell'ex velina sarda. I più critici, pur apprezzando la bellezza mediterranea di Elisabetta Canalis, non sono riusciti a credere che il suo fascino sia stato capace di ammaliare il divo di Hollywood, anche se la sua attuale moglie Amala Lamuddin assomiglia alla nostra Canalis. L'attore, dopo decenni di fama da scapolo d'oro ed affascinante conquistatore, è rimasto stregato dalla bellezza e dalla personalità della famosa avvocatessa con la quale è convolato a nozze, un'unione suggellata poi dalla nascita dei gemelli Alex ed Ella. Nel passato di George Clooney ci sono state tante conquiste, flirt e storie d'amore, tra cui si annovera anche quella con Elisabetta Canalis, che all'epoca ha attirato grande risonanza mediatica soprattutto da noi, dove la notizia ha suscitato un gran clamore. I più accaniti contro la coppia hanno sin da subito gettato ombre sul loro amore, parlando di manovre costruite sapientemente per dare all'immagine dei personaggi famosi più visibilità sulla scena internazionale. Secondo l'opinione dominante, all'epoca la showgirl sarda era alla ricerca di una possibilità per farsi conoscere in America, che è diventata la sua nuova casa negli ultimi anni. I più maligni hanno infatti diffamato astiosamente la relazione tra Elisabetta Canalis e George Clooney, insinuando una presunta omosessualità dell'attore, ed una fidanzata scritturata per dissipare i rumors. La loro storia, malgrado le voci su un relativo contratto tra le parti per conquistare le luci della ribalta, è stata sconfessata da un intimo amico dell'attore. È stato lui a spiegare come George fosse rimasto affascinato dalla Canalis dopo averla vista come testimonial di alcune campagne pubblicitarie, chiedendogli di poterla incontrare perché è sempre stato attratto dalle donne italiane. Fonti vicine hanno confermato che tra i due è stato vero amore, ma la passione iniziale ha poi lasciato il posto alle divergenze,